Il Soverato vuole Soverato, batte Nuvoli, Altafratte Padova per 3-1, 25-19, 17-25, 25-16, 25-13. Una bella partita a dispetto della classifica delle due squadre. In campo abbiamo visto Marta Masiero che ha fatto veramente l'inverosimile, ma non è bastato. Ma purtroppo oggi siamo scesi in campo con la voglia di fare bene, però il nostro gioco, il nostro buon gioco si è visto solo a sprazzi. Siamo consapevoli di dover trovare più continuità per andare a portarci a casa più set e più partite soprattutto. Ed è lo stesso problema del Soverato, che di solito manca di continuità, ma siete due squadre che avete onorato la volley, ci siete piaciute? Vi ringrazio, ci dispiace non aver potuto mostrare il buon gioco, appunto, come ho detto prima, con continuità, ce l'abbiamo messa tutta, ma siamo consapevoli di dover tornare in palestra e lavorare tanto. Prospettive, questo sarà un campionato difficile. Sarà sicuramente un campionato difficile, il livello è molto alto, noi ci aspettiamo di crescere tanto, sappiamo che dobbiamo cogliere ogni partita l'opportunità di crescere sempre su ogni pallone e quindi ci aspettiamo che sia un campionato sicuramente in crescendo da parte nostra. Nel pre-partita avevamo visto una ragazza carica che gridava, aveva gli occhi ancora più della tigre del solito, era Alma Francipane. Avete trascinato la barca al di là del guado, avete vinto una partita con me e con impegno. Sì, era una partita importante, sapevamo dell'importanza di questa partita, ci volevano questi tre punti, erano fondamentali e dobbiamo iniziare a essere consapevoli delle nostre possibilità. E soprattutto anche nei time out vi siete abbracciate, vi siete fatte coraggio, visto che parlavi con la Orlandi, con la Okengwa, quindi questo è importante. Non manca tanto al Soverato, manca lavoro e convinzione. Sì, manca, credo che la parola chiave sia convinzione, dobbiamo essere più convinte e sicuramente oggi è stata una vittoria di squadra. Eravamo molto unite e siamo state lì, quindi bene. E per la prima volta avete assaporato il Palascoppa che canta "Un giorno all'improvviso mi innamorai di te". Qui tutti amano la volley. Sì, no, sono stati fantastici e sono stata contenta appunto di poter cantare insieme alla curva. Coach Vincenzo Rondinelli, finalmente tra tanti giovani uno che ha la mia stessa età, quindi gli facciamo i complimenti per una squadra che non sembrava una squadra in fondo alla classifica. Avete giocato bene, forse a tratti. Sì, è stato abbiamo giocato molto in modo molto altalenante, ok? Io dico sempre molto ondivago, ok? Cose carine a dei blackout importanti che in queste categorie non ci si può permettere mai, ok? Poca pazienza quando bisogna mettere la pazienza e bisognava anche cercare di forzare quando la palla te lo consentiva. Invece abbiamo gestito questa situazione qua non nel migliore dei modi, onestamente. Tutti aspettavano la Trampus e abbiamo trovato una Rachele Nardelli che forse da ex ci ha messo anche qualcosa in più nella foga di gioco, è stata molto brava. Sì, però Rachele entra sempre in questo modo, lei ha questo modo corretto di entrare e di dare il suo contributo alla squadra, e quindi contento per lei. Devo dire che secondo me Soverato ha fatto una buona gara e ci ha messo difficoltà su un fondamentale dove noi facciamo un pochino meno fatica, che la battuta, che la ricezione, invece oggi ci hanno messo in difficoltà, quindi tanto gioco scontato, diventava anche difficile poi gestire questo tipo di situazione. Come vede questo campionato, coach Rondinelli? Io lo vedo sicuramente un campionato di buon livello, credo che forse sia uno dei migliori degli ultimi anni. Forse questo è dovuto al fatto che comunque ci sono soltanto 20 squadre confronto agli altri anni che c'erano 24, e quindi diciamo che il livello si è alzato sotto questo tipo di aspetto. E duro, sicuramente duro, ma lo sapevamo, noi siamo una neopromossa e dobbiamo imparare, non bisogna mai mollare, questo secondo me è la differenza. In settimana Riccardo Fiscone aveva detto che era molto importante la battuta, lo è stata, molti errori da una parte e dall'altra, però poi nei momenti importanti la battuta è servita. Mamma mia, sicuro, anche perché questo ti dà l'opportunità di giocare scontato e secondo me noi potevamo gestirla molto meglio in alcuni momenti, cosa che non abbiamo fatto. Credo che invece Soverato la battuta l'ha gestita molto bene e infatti ci ha messo in difficoltà.
Grande disponibilità di coach Guidetti che ci ha aspettato per le interviste e noi lo ringraziamo. Era una partita in cui bisognava fare all-in, bisognava vincere e godersi il palascoppa che festeggiava. L'avete fatto, siete stati bravi. Sì, devo dire la verità, lo dicevo prima in un altro colloquio, a me è piaciuto l'attaccamento alla maglia. Noi oggi avevamo due centrali che sono rientrati miracolate da due infortuni. Karim Barbazeni, come lo sapete, è stata fuori a lungo, ci teneva tantissimo ad esserci, e invece Bibiana Guzdin ha preso una subluxazione del pollice durante la settimana, ma era regolarmente in campo. Questi sono gesti importantissimi in quello che è il nostro percorso, che significano che queste ragazze a noi come squadra, ha soverato come società e come movimento, ci tengono tanto. Quindi questi sono i miei personalissimi primi tre punti al Palascoppa, sono molto molto contento di questa cosa. Avete accelerato nel primo set, rallentato nel secondo e poi siete andati quasi tranquilli nel terzo e nel quarto. Sì, le scorie purtroppo delle cinque partite consecutive le abbiamo tutte accusate nel secondo set, forse anche il contraccolpo psicologico di aver vinto molto agevolmente il primo, però c'è anche da dire che loro sono stati bravi a rimescolare le carte, perché hanno tolto Trampus, che di solito è il loro miglior attaccante, hanno messo in campo una formazione differente, quindi noi abbiamo avuto tempo anche un attimo per processare le contromisure, però insomma... Adesso io devo dire la verità, sono contento. Frangipane è partita dalla panchina, ha fatto un ottimo incontro. Zuliani, che anche lei aveva un problema al gomito, quando c'è stato bisogno è entrato in campo e ci ha tolto le castagne dal fuoco. Così è più semplice, nel senso che così abbiamo disponibilità dalla panchina, che in un campionato di questa lunghezza, di questa difficoltà, è importantissimo. E facendo un'addizione, lavoro, più cuore, più impegno, più qualità, possono trasformare il campionato del Soverato. Aiuta tanto, c'è sempre il fattore C, come ben sapete, che quello aiuta tantissimo.